Il punto sulla situazione della sanità nella Marca. Liste d'attesa, rapporto tra sanità pubblica e privata, carenza di medici e infermieri. Sono i pensionati della CISL ad aprire i lavori al convegno organizzato a Castelfranco Veneto, che ha visto anche la presenza del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo il dovere di dare risposte, ha detto Benazzi. La percezione tra i cittadini è che la sanità non funzioni. Per il sindacato CISL bisogna partire recuperando i 35 miliardi destinati alla sanità, che sono stati tagliati prima del Covid. Abbiamo carenza di medici di base, carenza di medici operatori sanitari nelle strutture sanitarie. Abbiamo la necessità che arrivino risposte per dare sostegno alla richiesta dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati che sono sempre più in difficoltà perché non riescono a sostenere le spese sanitarie. Abbiamo problemi nelle liste d'attesa. Noi stiamo come sindacato cercando di fare il più possibile, primo per mantenere quelli che abbiamo all'interno del sistema, secondo per incentivare i giovani ad affrontare questo percorso di studi, sia per quanto riguarda la figura dell'operatore sociosanitario che per quanto riguarda tutte le figure sanitarie, compresi i medici. Senza questo personale noi non saremmo in grado di garantire questi servizi sanitari. Cruciale la mancanza di personale, migrato anche per motivi economici dal pubblico al privato. Al finanziamento della sanità mancano, secondo i dati dell'ultimo rapporto CREA, almeno 50 miliardi per avere un'incidenza media sul PIL analoga a quella degli altri paesi. In provincia di Treviso ogni anno escono dall'ULS 2 per turnover o pensionamenti 180 infermieri, le guardie mediche mancanti sono 139, 6 i pediatri, 10 i medici del 118. Io credo che siamo in regime rosso ormai da troppo tempo e se continua così andiamo a sbattere. La sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale pubblico universale non si svende ma si difende e noi pensionati abbiamo intenzione di difenderlo fino all'ultimo. E rispetto al Covid abbiamo avuto, l'ho detto, un implemento del 30-20% di richieste in più rispetto al 2019. Però ci siamo dati questo obiettivo che è quello di sicuramente azzerare le D e poi ragionare sulle P e devo dire che abbiamo già dato indicazioni ai nostri collaboratori che per esempio tutte le visite di controllo fatte per le patologie croniche vengono già prese in carico direttamente dallo specialista.